Let's go! Bentornati, ovetti, su Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Mi fa davvero troppo strano avere la maschera di Kirby su Kirby, ma la useremo, quindi cominciamo subito il livello 4 delle industrie in voltino. Ah, devo ammetterlo però, mi sento un tantinello scarico ed è un riferimento a Ercole. Ah, fammi andare su, fammi andare giù, non voglio prendere danno da questi bombospini, voglio però andare avanti e prendere quante più stelline possibili, anche perché è sfizioso farlo. Comunque no, queste lumache, insomma, non danno l'abilità sabbia, perché non sono fatte di sabbia, ma sono fatte di cartilagine. Non ho idea di cosa siano fatte le lumache, quindi andiamo avanti. Ovviamente il fuoco illumina la via, perché è fuoco, quindi dovrebbe riuscire ad illuminare cose. Non si sa però perché, a quanto pare toccando la, la candela si illumina un'area più vasta. Però funziona e quindi non mi lamento. Non osare, fammi andare sopra. Avete bisogno anche voi di prendere questo. Posso salire, grazie. Questo martello, questo hammer, fire, jump, spin. Poi cos'era invece Luigi? Era hammer, fire, ah, ah. E poi c'era thunder. Sto parlando ovviamente di chi? Kirby. Wow, di Mario e Luigi Superstar Saga per Game Boy Advance. Lo reputo meglio del suo remake per 3DS, ma quella è una cosa personale. Devo andare qui, vero? E c'è dell'acqua qua sotto. Mi raccomando, tenete sempre con voi il martello. Vi servirà tra poco per un'altra sfera di energia. Oggi, abbastanza ovvio, ma affronteremo il boss del mondo 6. Ed è un boss molto importante per la lore di Planet Robobot. L'ho già detto, se non sbaglio, ieri. Fatemi andare qua sotto, non devo absolutamente perdere questo. Ho preso la sfera e adesso addio, Gluck. Ok, voglio quel risotto bagnato. Ok, non importa se era risotto bagnato, è un risotto e quindi si mangia lo stesso. Però, in effetti, se solamente a pensare che sia bagnato fa un po' strano. Prendiamo un po' lottatore, non lo prendo mai e quando lo prendo non lo uso mai durante le battaglie boss o contro i mini boss. Quindi meglio usarlo un po'. Cosa abbiamo qui? Vediamo. Ha! Ho! Ya! Urra! No, volevo fare Shoryuken! Poi volevo anche fare non questo, questo. Però a quanto pare non funziona. C'è una presa che si può fare, se non sbaglio, con l'abilità lottatore, ma non è un problema. Pronti? 3, 2, 1. Hadouken! 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 Ancora, ancora. E adesso pistola aglio! Cioè no, perché quella è viola. Pazienza, adesso abbiamo Kirby Lama. E Kirby Lama è molto bello per poter fare così. E poi un salto e poi addio. E poi sfera di energia numero 3. Non abbiamo, fortunatamente, o sfortunatamente, super abilità. Ivanethniash. Però devo comunque stare attento a dove vado. Non ci sono né in questo livello né nel prossimo, ma nel prossimo livello c'è una cosa molto bella che si chiama Stanza Hall. E ovviamente ci aia. Ci andremo adesso. Oh no, i barracuda! Ok. Latte sott'acqua. Ew. Vabbè, basta letteralmente una mappa 3D così basilare nella vostra testa. Ed ecco qui la quarta sfera di energia. Seriamente, non è così complesso da navigare questo posto. Oh, bene, l'ho detto, perché sott'acqua eravamo. Se sentite miagolare è perché ho la porta semi aperta, perché Nicola voleva giocare un po' prima di registrare. Quindi adesso è ancora un po' Actifon. Vai giù, attenzione qui, andiamo sotto. C'era una ciliegia, l'ho appena presa. Un'altra ciliegia che ho preso. Ah, non mi fre... È karma, devo stare zitto. È assolutamente karma. Andiamo qui, andiamo qua sotto. Nuota in fretta, Kirby. Ok, e c'è una porta nascosta lì, nascosta dall'anguilla. Anguilla fritta. Fammi passare, per favore, fammi andare nella porta. Per andare a prendere l'ultima sfera di energia. È al buio, per caso? Sì, ricordavo bene allora. Questo in realtà è un puzzle facile, ma bello. Perché bisogna fare su e poi prendere la luce per vedere che... Ah, là c'è uno shotzo, là c'è una chiave e là c'è un altro shotzo. Quindi thunder! Prendiamo la chiave e anche l'ultima sfera di energia. 6-4. E ora... filiamo via. Non ho più bisogno dell'abilità elettro. Anche perché
non servono più abilità, abbiamo finito il livello. Però pazienza, eccoci arrivati alla... No, no, non abbiamo per niente finito il livello. Ma ora... L'ho vista, devo solamente arrivarci. Ora sì, aspetta. Non perdo biglietti di Magolandia, dove i sogni diventano realtà. Salta! Yay! Ho sbloccato qualcosa. Abbiamo sbloccato Kirby Pistolero, Kirby Cowboy. Sì, lo vedremo però domani, già lo sapete. Domani faremo gli ultimi minigiochi. Ed ecco il livello 5. Il cuore della... Factory. Factory, com'è che si traduce in italiano? Fabbrica, ce l'ho fatta, fabbrica. Dammi questo, preferisco avere... What do you do? Beam Attack! Ok. Ok, basta. È divertente. Per quello lo dico di continuo. Vai così. Un Galboros. L'ho già fatta quella battuta, vero? Sì, ok. Perché mi ero segnato di farla, ma non mi ero segnato, o meglio, non mi sono segnato se l'ho già fatta o no. Mi sembra di sì, però. Era un riferimento a... Perry! Ok. No! Non osare insabbiare il mio raggio. Perfetto. Oh no. Oh sì. Ok. Ho preso il ticket. È troppo strano Kirby con la faccia da se stesso, no? Abbiamo in effetti anche la maschera da Kirby giallo, se non sbaglio. Apriti sieda, no? C'è una vita extra laggiù. La devo prendere? No. La voglio prendere? Sì. Da quello che ho capito, però, esiste una terza stanza hall in questo gioco che non c'era in Kirby's Adventure Wii. Non so se informarmi di dove trovarla oppure se cercarla per conto mio. Probabilmente però, sappiatelo, cercherò dov'è, o almeno chiederò dov'è. No, ho sbagliato zona, vabbè, pazienza. Perché vorrei... Oh no, giù! Perché vorrei mostrarle tutte quante senza dover fare per forza un episodio extra. Sfera numero 1 ottenuta. Mi fai andare avanti adesso? Sembra proprio di sì. Gioco? Tutto a posto? Ok, ci ha messo un po'. Che bel meccanismo, che bei tapirulan. Memorizzate questo tapirulan e questo genere di movimento che fanno questi nemici piccoli. No, la lama. Ok, perfetto, no. Sembra un punto dove poter prendere abilità per affrontare un mini boss, giusto? Sì, in effetti non mi ricordo se c'è un mini boss o meno. Quello lo voglio però, quello lo voglio assolutamente. Non voglio l'abilità volo, ho fatto una figuraccia l'ultima volta con l'abilità volo. Quindi andremo avanti con l'abilità raggio. Alla faccia. Oh no, è troppo veloce. Hanno messo il tapirulan a velocità 9 e io non riesco a fare niente. Sai che ti dico? Dammi questo, ok. Kirby Spino, ruoti tac. Cos'era? Ho mancato. Vabbè. Cos'era ruoti tac? No, era ruotac. Ruotac era la rotolata di Hamtaro cuore batticuore. No, non sto scherzando, gente. Oh, interessante. Molto interessante. Quindi vuol dire così e poi vola via. È possibile rientrare in questa stanza? Se la chiave cade per sbaglio di sotto, ma qual è il problema? Ce l'ho fatta e adesso... Vum, ho detto vum. Non so perché è divertente fare la spina. Che poi non c'è una spina verso il basso, eh. C'è una spina solo verso l'alto. Peccato, ma posso capirne il motivo, forse? Aia, non l'ho neanche visto, vabbè. Vum. Ho detto vum. Ok, ora posso andare qui. Ma che bel hamburger. E che bella zona che abbiamo visto... Prima! Ma lì c'è un passaggio aperto. Esatto, gente, quella laggiù, appena riesco ad andarci, è l'entrata per la stanza hall. E si va, baby! Con tempismo. Oh no! Ora? Perfetto. Dovete notare che c'è... Ok. Dovete contare, non notare, che c'è quella specie di millisecondo di ritardo. Eccoci qui! Mi dai l'abilità festivale, eh? Eccola qui. Stanza hall. E quindi... Balla! Rompi tutto, bravissimo, ok. Qui ci sono
le quattro abilità che sono state introdotte in questo gioco. E per questo gioco intendo, ricordo, Kirby's Adventure Wii. Sto parlando di frusta, acqua, foglia e lancia. Quindi andiamo con lancia, perché mi va. Festival in realtà è di Kirby Star Allies, quindi non conta. L'hanno messa qui perché a quanto pare non potevano metterla nell'altra stanza hall. Però pazienza, no. Ti ho appena colpito perché potevo colpirti. Se non andavate nella stanza hall, arrivavate direttamente in questa stanza? Oh, è qui, me lo ricordo. Cosa manca? Manca da prendere questa stellina. E mi sa che abbiamo finito, giusto? No, per niente. Devo andare qui. Dovrebbe essere ovvio, ma è morte istantanea se vi schiacciano queste piattaforme. Mi raccomando, attenzione. Anche se avete l'abilità foglia o l'abilità sabbia per ripararvi, non vi ripareranno da quelle piattaforme. Attenzione. Tu sei un bouncy cattivo, vero? Che poi, questo bouncy mi ricorda davvero tanto un altro nemico della saga Kirby, che non è per forza un nemico standard, insomma. E giù. Bene, che devo fare? C'è un cristallo qui. Prendiamo il cristallo e ora sono immortale, quindi... non puoi farmi niente. Devo andare qui per prendere altre stelline. Che poi sì, alla fine avevo ragione, arriveremo a 999. Cioè, è assicurata come cosa. No, stop. 999? Assolutamente no. Arriveremo a 99. Anche perché il massimo è 99. Non è possibile prenderne più di 99. Forse 100, ma non credo proprio. Vabbè, ce l'ho fatta. Ora siamo alla fase finale. Aspetta! Fase finale, sì! Ma questa canzone, questa musica, è la canzone della Mecha Aragosta. Non c'era in Kirby's Adventure Wii, giusto? Non me la sto immaginando. Vita extra, ma non serve adesso! Ok. Sì, ho il vago sospetto che sia stata aggiunta in questa versione di gioco, perché non me la ricordo in Kirby's Adventure Wii. Pazienza. Oh, no! Fammi passare! Ok, non ci ha schiacciati. È rimasto però lui schiacciato. Dovrei forse aver finito. Ci manca però l'ultima sfera di energia, che dovrebbe apparire tra 3... 2, 1, 0. Abbiamo tutte le sfere del mondo 6. E adesso... Oh no! Usciamo. Jump! Yay! Hai tutte le sfere di energia del mondo 6 e abbiamo sbloccato la stanza delle abilità 5. Kirby Bomba, Martello, Festival, Ninja e Urla. Adesso, prima del boss, cambiamo faccia. Adesso, quale faccia potrebbe essere interessante per questo boss? Fatemici pensare giusto un attimo. Ha un verso il Fenix di fuoco? Sai che ti dico? Nago. No, Nago lo useremo domani. Ok, l'ho detto anche l'altra volta e non l'ho più usato. Usiamo Nago, fine. Miau. È il momento di affrontare il boss del mondo 6. Appena riesco ad entrare nella porta del boss, ok. Abbiamo Super K, Raggio, Mecha, Ninja e Spada. Non mi cambia niente. Non prenderò Ninja e non prenderò Mecha. Prendiamo Spada. Perché no? Maxim Tomato prima della battaglia. Grazie mille. Date il benvenuto a Metallobot! Tempo fa, il robot da guerra Metallobot veniva inviato su pianeti lontani dal suo padrone per sterminare i suoi nemici. Ora assolve a funzione di sicurezza. Farà la guardia a questo posto per l'eternità.
Ed ecco il motivo per cui tutto quanto si ricollega a Kirby Planet Robobot. Inoltre, Metallobot è un boss che vi consente di vedere quanto danno fate con i vostri attacchi, perché appunto ha un numero là vicino, visto? Ho fatto adesso 99 danni, pazienza. Attenzione perché può fare quello scatto. Però pazienza, soprattutto se avete lo spin to win! E se continuate a colpirlo non avrete problemi con i suoi missili. Ah, parlando di missili però devo stare attento. No, 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 no. Io rimbalzo. Ah, mi ha fatto la combo, pazienza. Devo stare più attento, vero? Devo stare molto più attento. Non voglio perdere! Anche perché non siamo neanche arrivati nella fase 2, che non ho ancora raggiunto. Ok, bene. Errore di sistema. Taglio! È possibile provare a colpirlo, se non sbaglio, quando usa quel razzo gigante? Tuttavia non dovreste riuscire a distruggerlo. Poche cose riescono a romperlo subito. Spin to win! Siamo immortali, ciccio. E adesso? Mi sta per cadere addosso? No, arrivo un'altra volta. Dai. Ah-ha! Ti ho colpito, Metallobot. Avvicinati. Olle! Perfetto, se riuscite a colpirlo, il razzo intendo, riuscirete anche a... impedirgli di farvi troppo danno. Ok, va bene. Sei impazzito, vero? Spin to win! Attenzione, non voglio perdere adesso. Cosa vuoi fare, lo scatto? Non importa, ti ho anticipato. E adesso è tempo di finirla! Gna! Niente scene, non abbiamo più parti di lore da prendere. Bentornato, Kirby! Da qui è facile arrivare alla Tana di Landia. Quel drago spaventoso si trova in una zona remota di Alcandra. Si tratta della vetta di un vulcano, circondata da fiamme altissime. La via da qui è piuttosto ardua. Ah, capita! Ardua! Ed è un vulcano! Ma sono sicuro che ce la farai. Vai e sconfiggi quel drago. Qualche altra cosa? L'ora è finalmente giunta, Kirby. Landia è un avversario davvero spaventoso, anzi, direi terrorizzante. Se necessario, unisci le forze con i tuoi amici e combatti quel mostro. Sì, sì, giocare multiplayer, già. Chissà perché Landia mi ha attaccato. Così, tutto ad un tratto, ha cominciato a inseguire la mia astrobarca. Non ha ragione per avercela con me, no? Sono riuscito a scappare ed eseguire un atterraggio di fortuna, ma che paura. Ah! Interessante, vero? Comunque, indovinate un po', si va a... Magolandia! Per vedere se abbiamo altre maschere. E abbiamo sicuramente una ma... L'avessi sbloccata prima, l'avrei usata durante la battaglia boss. Pazienza. Bene così, che ci fai qui? Adesso nel parco di Magolandia c'è anche Metallobot. E abbiamo la maschera di Metallobot. Ok, va bene. Quindi, l'ho visto, non preoccupatevi, eccoci qui. Magolor nascosto. Altri 5 timbri. Non è che magari ne trovo anche un altro? Solo per sfizio? L'ho appena trovato. È nuovo tecnicamente questo, vero? Sì! Ce ne sono 3 al giorno qui. Quindi dovessi trovarne un altro sarebbe l'ideale... magari voi lo vedete e io no. Probabile. Quindi, nella prossima parte di Kirby's Return to Dreamland Deluxe faremo gli ultimi 3 minigiochi di questo gioco. E poi vedremo che altro fare. See you next time, baby. Anzi, miau.